Londra è ricca di oltre 2000 anni di storia. Molte delle sue tradizioni più antiche rimangono ancora oggi in voga. I suoi palazzi, cortili e castelli per cerimonie sono i principali monumenti che ne testimoniano la storia. Un certo numero di parate annuali adornano regolarmente i siti più antichi della capitale. Il Queen's Guard è tradizionalmente formato da guardie in piedi nella loro uniforme di gala, composta da una divisa rossa e un copricapo in pelle d'orso. Il passaggio delle guardie è accompagnato dalla loro stessa banda musicale. La musica suonata spazia dalle tradizionali marce militari ai brani di film e musical, tra cui canzoni pop familiari. Per quasi 200 anni, dal decennio 1830 fino ad oggi, dalla regina Vittoria ad Elisabetta II, Buckingham Palace, nel cuore di Londra, è stata la sede della monarchia britannica. L'edificio è un simbolo di potere, tradizione, fonte di orgoglio nazionale e un luogo di raduno per il popolo inglese durante i momenti di gioia e dolore. Situato di fronte a Buckingham Palace, questo monumento di grandi dimensioni fu costruito in onore della regina Vittoria, che regnò per quasi 64 anni. Oggi le stanze del palazzo sono ampiamente utilizzate dalla regina e dai membri della famiglia reale, per ricevere ed intrattenere gli ospiti di Stato, per organizzare eventi cerimoniali ed ufficiali. Nei mesi di agosto e settembre, quando la regina fa la sua visita annuale in Scozia, il palazzo e le sue 19 camere sono aperte ai visitatori. Situato nel cuore di Londra, alla Royal Hyde Park Corner, l'Arco di Wellington è un punto di riferimento per i londinesi e i visitatori. La quadriga del 1912 in cima all'Arco di Wellington è uno dei più grandi di bronzo in Europa. Dalla scultura in bronzo che decora l'arco si possono ammirare panorami spettacolari di Londra, Laos Royal Parks, il memoriale dell'artigliere reale e le loro sculture. La statua di Wellington commemora il grande uomo, le sue conquiste, battaglie e le importanti decisioni prese durante tutta la sua lunga e illustre carriera. Monumenti in memoria ai soldati caduti in guerra fanno parte del panorama del Regno Unito. Essi permettono di percepire non solo il volto mutevole della commemorazione, ma anche la storia militare, la storia sociale e la storia artistica del paese. St. James Park è il più antico parco reale di Londra ed è circondato da tre palazzi. Camminando oggi lungo le strade eleganti di St. James Park, è difficile immaginare che qui, un tempo, pascolassero bovini. Ma 470 anni fa, l'area del St. James era nota soprattutto per le aziende agricole, boschi ed un ospedale per donne e lebbrosi. Il parco è diventato più formale quando Carlo II divenne re nel 1660. Era stato in esilio in Francia dopo la guerra civile inglese ed era rimasto colpito dagli elaborati giardini appartenenti alla famiglia reale francese. Quando Carlo tornò in patria, ordinò la rimodernizzazione di St. James Park.
L'Hyde Park Corner Screen è situato tra Piccadilly Arcade e Hyde Park. È un cancello di 33 metri di larghezza, con tre archi collegati da un colonnato ionico. Il cancello è stato progettato nel 1825 da Decimus Barton come ingresso ad Hyde Park. Hyde Park è uno dei paesaggi più belli di Londra e si estende su 350 ettari. Circa 900 anni fa, l'area che è diventata l'attuale Hyde Park faceva parte della Manor di Eia e apparteneva ai monaci dell'abbazia di Westminster. Vi erano prati punteggiati di alberi. La regina Carolina ha istituito una nuova moda nell'architettura del paesaggio. La regina ha realizzato un grande lago chiamato Serpentine, sbarrando il flusso di Westbourne. A quel punto, i laghi artificiali erano di solito lunghi e dritti. Il lago Serpentine è stato uno dei primi laghi creati in Inghilterra con un aspetto naturale. Ed è stato per questo immediatamente copiato nei parchi e giardini di tutto il paese. È stato inoltre il fulcro delle celebrazioni nel 1814 per la vittoria britannica nella battaglia navale di Trafalgar. Influenzato dalla serie delle croci di Eleonora di Castiglia ed altre statue di Edimburgo e Manchester del XIII secolo, il memoriale Albert di Kensington Garden è uno dei monumenti più grandi del primo gotico vittoriano. La sua stravaganza manifesta l'apice del regno vittoriano e gli interessi, le passioni del principe Alberto. Tutto intorno alla base del monumento, il fregio Parnaso rappresenta celebri pittori, scultori, poeti, musicisti e architetti che riflettono l'entusiasmo di Alberto per le arti. Figure marmoree rappresentano l'Europa, l'Asia, l'Africa e l'America e sono ubicate ad ogni angolo del memoriale. La Royal Albert Hall, parte di un monumento nazionale dedicato al principe Alberto, è oggi uno dei siti artistici più famosi nel mondo. L'edificio è costruito in mattoni rossi e terracotta ed è stato progettato intorno ad un anfiteatro riconducibile a quelli che il principe aveva visto durante i suoi viaggi in Europa. Un fregio che rappresenta le arti e le scienze decora gli ambienti dell'edificio. Baker Street è spesso associato al detective Sherlock Holmes, il quale viveva a 221B di Baker Street, indirizzo che in realtà non esiste. Prende il nome dal suo costruttore, William Baker, che ha creato la strada nel XVIII secolo. Quest'ultima si trova nel quartiere di Marylebone della città di Westminster. Madame Tussauds, dal 1835, è una delle attrazioni turistiche più popolari in Baker Street, con oltre 2 milioni di visitatori l'anno. Quello di Madame Tussauds è un museo delle cere con una storia incredibile e anche per certi versi morbosa.
La sua illustre carriera iniziò nel XVIII secolo, quando iniziò a collezionare le maschere di morte dei prigionieri condannati a morte. Nel centro di Londra, ogni tratto del fiume Tamigi ha una storia da raccontare. Palazzi, rive del fiume, cattedrali e chiese, ponti, teatri e musei stuzzicano la nostra attenzione. Qui si possono trascorrere bellissime giornate visitando il ricco passato della città, sia a piedi che in barca. Il ponte di Londra era in origine l'unico attraversamento del fiume Tamigi. Crescendo la città, altri ponti sono stati aggiunti, anche se questi sono stati tutti costruiti ad ovest di London Bridge, in quanto la zona d'est era diventato un porto molto trafficato. Furono necessari 8 anni, 5 grandi appaltatori e il lavoro incessante di 432 lavoratori edili per costruire i moli del Tower Bridge. Quando fu costruito, il Tower Bridge era il più grande e sofisticato ponte a bascula mai completato. Bascula deriva dal francese e sta per movimento alternato. Queste bascule venivano azionate da sistemi idraulici, usando il vapore per alimentare gli enormi motori di pompaggio. Oggi tali bascule sono ancora azionate da energia idraulica, ma dal 1976 sono alimentate da olio ed elettricità. Il Tamigi è il secondo fiume più lungo della Gran Bretagna. Per la maggior parte della sua lunghezza è attraversato da ponti di piccole e grandi dimensioni, che permettono l'attraversamento di veicoli motorizzati, escursionisti e percorsi per ciclisti. I ponti di Londra non sono solo punti di passaggio, ma sono anche ottimi esempi dello stile architettonico inglese e del suo sviluppo. Una crociera sul Tamigi offre senza dubbio uno dei punti di vista migliori per ammirare Londra, passando attraverso il cuore della città e del suo passato. Per vedere molte delle sue più famose attrazioni, per godere e vivere le bellezze e lo splendore di questa grande città, il visitatore può sedere nella zona aperta della nave, al piano superiore. Il London Eye, a volte indicato come la ruota del millennio, offre ai clienti una delle migliori viste della città di Londra. Ufficialmente inaugurato dal primo ministro Tony Blair nel 1999 per celebrare il millennio, il London Eye rappresenta il più grande sforzo fatto da parte del governo britannico per offrire un punto di vista privilegiato della città. La ruota London Eye è rapidamente diventata una popolare attrazione turistica di Londra, con circa 2 milioni di visitatori all'anno. Il designer principale del London Eye, Ferris Well, ha preso ispirazione dalla struttura visionaria della Statua della Libertà. L'impressionante ruota sale fino a 135 metri sopra le rive del fiume Tamigi. Le varie sezioni della ruota sono state montate su chiatte galleggianti. Il collegamento delle sezioni è stato poi eseguito tramite ponti piatti. La ruota è stata poi alzata lentamente in posizione verticale con una gru.
Famosa in tutto il mondo come esempio di puntualità impeccabile, la torre del Big Ben è divenuta pienamente operativa nel 1859. Il nome di Big Ben si riferisce in realtà alla campana ospitata all'interno della torre. La stessa campana pesa quasi 14 tonnellate e prende il nome da colui che per primo ha ordinato la campana, Sir Benjamin Hall. La torre dell'orologio è alta 96 metri e ospita l'orologio composto da quattro facce disegnate da Augustus Pugin. Il Parlamento del Regno Unito e la maggior parte dei processi legislativi in Gran Bretagna hanno luogo presso la splendida Casa del Parlamento, conosciuta anche come il Palazzo di Westminster. L'edificio è situato sulle rive nord del Tamigi ed ha un'architettura inconfondibile. La Torre Vittoria, la Torre Centrale e il Big Ben svettano sopra la struttura perpendicolare rettilinea e al di sopra degli archi a sesto acuto in stile gotico. Il magnifico capolavoro gotico che vediamo oggi è stato costruito tra il 1840 ed il 1888 ad opera di Charles Barry. La costruzione si sviluppa su quattro livelli principali. Il piano terra, che fronteggia il fiume, ospita uffici, sale da pranzo private, bar e sale riunioni. Il palazzo è uno dei più grandi parlamenti del mondo. Contiene 1200 stanze, 100 scale, oltre 3 chilometri di corridoi. Il palazzo di Westminster è situato sulla riva nord del Tamigi, che a causa della curva in quel tratto di fiume, risultò così sul lato ovest del fiume. Su tutta la lunghezza dell'edificio, parallela al fiume, un percorso conduce in diversi cortili. Il suo ruolo iniziale in epoca medievale era quello di residenza reale. La sua posizione era stata considerata di importanza strategica. Ora la Casa del Parlamento non è solo l'epicentro della vita politica del Regno Unito, ma anche una delle attrazioni turistiche tra le più popolari. Situato vicino alla Casa del Parlamento, nel cuore di Londra, l'Abbazia di Westminster è un monumento imperdibile per chi visita la città. Con le sue parti più antiche risalenti all'anno 1050, l'Abbazia contiene alcune delle più gloriose creazioni architettoniche medievali della capitale. L'Abbazia di Westminster è immersa in più di 1000 anni di storia. I monaci benedettini furono i primi a stabilirsi in questo sito a metà del X secolo, istituendo una tradizione del culto che prosegue ancora oggi. L'abbazia è stata la chiesa di incoronazione dal 1066 ed è l'ultima dimora di 17 monarchi. Secondo la tradizione, il santuario fu fondato qui nel 616, su un sito allora noto come Thorney Highland. Secondo la tradizione, è stato consacrato dopo che un pescatore sul fiume Tamigi ebbe una visione miracolosa di San Pietro. L'abbazia di Westminster ha sempre avuto stretti legami con la monarchia nel suo ruolo ininterrotto di chiesa dell'incoronazione. Re e regine sono stati benefattori significativi dell'abbazia. L'abbazia, che ha come nome ufficiale Chiesa Collegiata di San Pietro, è una cappella libera del sovrano
esente da ogni giurisdizione ecclesiastica diversa da quella del sovrano. L'interno è un vero e proprio museo della storia inglese. Il monumento a Newton nell'abbazia si erge contro la parete del coro. Il monumento è di marmo bianco e grigio. La sua base reca un'iscrizione latina e supporta un sarcofago con un pannello in rilievo. L'abbazia ha la più alta volta gotica d'Inghilterra ed è stata fatta sembrare più elevata creando delle strette navate laterali. Lo stile inglese è evidente anche nelle modanature elaborate degli archi principali, l'uso generoso del lucido marmo di Purbeck per le colonne e le decorazioni scultoree globali. Il santuario è il cuore dell'abbazia, dove sorge l'altare maggiore. L'altare e la pala d'altare sopra di esso sono state progettate da Sir Scott e il mosaico dell'Ultima Cena è di Antonio Salviati. Le decorazioni delle cappelle e le tombe aggiungono fascino all'intero complesso dell'abbazia. Questa abbazia del primo gotico inglese non è solo uno degli alti esempi di architettura ecclesiastica al mondo, ma è molto di più. È il santuario di una nazione, il simbolo di tutto ciò che la Gran Bretagna ha rappresentato e rappresenta, il luogo in cui furono incoronati la maggior parte dei suoi governanti e dove molti di loro vi furono sepolti. Presente tra l'abbazia di Westminster e le camere del Parlamento, la chiesa di Santa Margherita è stata testimone di molti eventi importanti di questo paese. Santa Margherita fu costruita nella seconda parte dell'XI secolo, anche se non è certa la data esatta. Dedicata a Santa Margherita di Antiochia, di cui si conosce ben poco, si sa solo che il suo culto era molto popolare nel Medioevo. All'interno dell'abbazia, il coro è notevole sia per la finestra ad est, la pala d'altare e l'altare stesso. L'altare e i candelieri sono stati progettati da Peter Foster, responsabile del restauro della chiesa, dal 1984 al 1992. L'attuale edificio è una struttura semplice, netta, elegante e di stile gotico, con un tetto a cassettoni leggermente curvo. La chiesa è particolarmente notevole per le colorate vetrate fiamminghe. Presentano il re Ferdinando e Isabella di Spagna in occasione del matrimonio del principe Arthur, fratello maggiore di Enrico VIII, con Caterina d'Aragona. L'organo attuale è stato installato da J.V. Walker nel 1897 e il ricco pulpito decorato risale alla fine del XIX secolo. L'utilizzo di vetrate colorate raggiunse il suo apice nel Medioevo. Grandi chiese e cattedrali in tutta Europa manifestavano la loro propria personalità grazie al colore del vetro utilizzato. La chiesa fu fondata nel XII secolo dai monaci benedettini e aperta alla popolazione locale per esercitare il proprio culto in un edificio più semplice di Westminster Abbey.
I 200 anni di storia della piazza Trafalgar hanno contribuito ai suoi continui cambiamenti. All'angolo nord-est si trova la chiesa parrocchiale St. Martin in the Field, con il suo campanile bianco di grandi dimensioni. La chiesa è stata utilizzata come modello per molte altre, soprattutto negli Stati Uniti. Nel 1812 l'architetto John Nash rifletté sullo sviluppo di un nuovo concetto di spazio per migliorare l'aspetto e la funzionalità della città. Voleva costruire una nuova strada da Charing Cross a Portland Place, formando una piazza aperta nel New Kings. Immaginava questo spazio come un luogo culturale aperto al pubblico. Nel 1830 è stato ufficialmente denominato Trafalgar Square. Le fontane sono state aggiunte nel 1845. I delfini, le sirene e i tritoni furono installati successivamente. Quattro leoni realizzati grazie al bronzo recuperato dai cannoni riciclati della flotta francese si trovano nel centro della piazza vicino alla colonna di Nelson. Una delle strutture più importanti di Londra presso la piazza Trafalgar è la colonna di Nelson. La colonna corinzia è di circa 52 metri di altezza, compresa la base della struttura. Trafalgar Square è un sito di notevole valore storico e i suoi monumenti e statue sono anche classificati patrimonio nazionale del paese. The Strand era originariamente solo un sentiero fangoso che correva verso est lungo il Tamigi, ma all'inizio del XVI secolo molti architetti vi costruirono dei palazzi ed una banca. The Strand divenne ben presto una delle strade più importanti di Londra, posta esattamente a metà tra le due sedi del potere, la Whitehall e la City. È stata ben presto conquistata da bar e caffè. Malgrado lo stile del XIII secolo, la Corte Reale di Giustizia è stata effettivamente ideata dall'architetto George Edmund Street nel 1870. Ci furono 11 concorrenti al concorso d'appalto per il Palazzo di Giustizia. Ogni progetto fu presentato con la possibilità di collocare l'edificio sul Tamigi Embankment. Il presente sito è stato scelto solo dopo molte discussioni. La cattedrale di St. Paul è parte integrante del patrimonio inglese. È un simbolo della città di Londra. L'imponente facciata è costituita da un ampio portico e frontone con un rilievo sul timpano che raffigura la conversione di Paolo. Il portico è fiancheggiato da due torri che non facevano parte del progetto originario. La statua in marmo di Carrara della regina Anna si trova all'esterno, vicino alla facciata ovest. Le sculture intorno alla base della statua rappresentano l'Inghilterra, la Francia, l'Irlanda e il Nord America. In quel momento Anna era considerata la regina di tutte e quattro le nazioni.
L'attuale cattedrale è stata progettata dall'architetto di corte Sir Christopher Wren e costruita tra il 1675 e il 1710, dopo che fu distrutta nel grande incendio di Londra. La sua importanza architettonica ed artistica riflette la determinazione dei cinque sovrani che hanno curato la sua costruzione. La chiesa doveva essere il più bello e imponente tra i monumenti. La cupola raggiunge un'altezza di 111 metri e pesa circa 66.000 tonnellate. 8 archi sostengono l'intera struttura. Nel corso dei secoli la decorazione è stata modificata e diverse aree della cattedrale hanno cambiato destinazione ed utilizzi. Oggi la storia della nazione è scritta nella pietra scolpita dei suoi pilastri, archi, e viene celebrata attraverso le sue opere. Nel cuore di Londra, il quartiere dello shopping più frequentato è Oxford Street, che va da Marble Arch di St. Giles all'incrocio della strada Tottenham e quella di Charing Cross. L'attuale denominazione della strada deriva dal conte di Oxford, che nel XVIII secolo acquistò una grande parte del terreno circostante al fine di svilupparla. Tale sviluppo proseguì fino al XX secolo ed ha permesso che diventasse la fiorente zona commerciale di oggi. Il paesaggio di Londra presenta una grande varietà di stili architettonici, imposti dai cambiamenti della moda, dalla rapida espansione della popolazione e da due gravi eventi distruttivi: l'incendio di Londra del 1666 e il blitz della Seconda Guerra Mondiale. La riqualificazione su vasta scala di Londra dopo la guerra ha creato l'atmosfera tipica che i visitatori possono vedere oggi. Londra è una città grande e trafficata, che ha avuto bisogno di sviluppare un efficace sistema di trasporto pubblico a sostegno dei suoi abitanti e delle loro attività. Il sistema di bus di Londra e la rete dei suoi taxi esistono da più di 100 anni per permettere a Londra il suo continuo sviluppo. Il primo taxi nero di Londra era una carrozza nel XVII secolo. Quando i conduttori hanno iniziato ad utilizzare veicoli a due ruote dalla Francia, agli inizi del XIX secolo, divenne noto come cabine, cabs. Il nome deriva dall'espressione francese saltare come una capra, perché i mezzi erano molto leggeri e tendevano a rimbalzare per le strade. La metropolitana di Londra, universalmente nota per i londinesi come il Tube, è il modo più semplice e veloce per muoversi a Londra. Con 275 stazioni convenientemente sparse per tutta la città, i visitatori non sono mai lontani da una stazione della metropolitana. Piccadilly Circus non è solo un raccordo stradale, ma anche una delle più popolari attrazioni turistiche di Londra. Si trova sul lato ovest della City di Westminster. La posizione privilegiata di questa vivace zona di Londra si aggiunge alla notorietà diffusa di questa particolare attrazione. Anche coloro che non hanno visitato la città hanno probabilmente sentito parlare di Piccadilly Circus. Il nome Piccadilly proviene da un collare del XVII secolo chiamato Piccadilly, creato da un sarto di nome Roger Baker. Circus si riferisce alla rotonda attorno alla quale il traffico circola.
La cabina telefonica rossa, creata da Sir Giz Gilbert Scott, è stata a lungo considerata una vera e propria icona di design. La cabina telefonica veniva considerata un luogo d'incontro. Impressione rafforzata dal fatto che venivano insonorizzate, permettendo così una discussione in totale privacy. Costruita per migliorare l'accessibilità del centro di Londra nel 1880, il corso Shaftesbury ha una strana e meravigliosa storia da raccontare. Shaftesbury Avenue è un patchwork tra elementi architettonici vecchi e nuovi. Le grandi finestre di vetro, il mattone rosso lacca degli edifici che dominano la strada, gli autobus rossi che passano, il segnale acustico dei camionisti sono il quotidiano panorama della via. Nel cuore di Londra, come risposta alla creazione di Broadway, la Shaftesbury Avenue ha accolto nei suoi teatri le stelle più importanti della scena teatrale e gli amanti del teatro classico. L'area all'interno di Londra, che incarna l'essenza della capitale meglio di ogni altro, è probabilmente il quartiere di Soho. Per secoli Soho è esistita come un alveare di attività, residenze, alberghi, ristoranti, musica, bar e club. Ondate successive di popolazioni hanno portato francesi, tedeschi, italiani, russi, ebrei, polacchi, svizzeri, greci e soprattutto cinesi nelle sue vie. Il nome Carnaby Street rappresenta la generazione degli anni 1960, nominata Swing in London, frase creata dalla rivista Time. Oggi la zona è rinata dopo un periodo di abbandono ed è ancora un quartiere che vanta talenti nel campo della moda e delle arti. Con oltre 140 negozi, bar e ristoranti, il quartiere sicuramente merita una visita. Il murale di Carnaby Street è chiamato Lo Spirito di Soho. È un'opera del Free Farnham Trust su St. Anne, una chiesa locale. Il suo tema rappresenta in modo efficace la vera anima del quartiere di Soho. Costruito nel tardo 1670, Soho Square è stato nei suoi primi anni uno dei quartieri più alla moda di Londra. In origine era chiamato King Square, per il re Carlo II. Al centro del giardino vi è una costruzione a gratticcio che durante l'estate ospita concerti gratuiti all'aperto.
La comunità cinese è una delle più antiche comunità di Londra. La Gran Bretagna ha iniziato le contrattazioni con la Cina nel XVII secolo e i marinai cinesi hanno raggiunto Londra a bordo delle navi dell'East India Company. I cinesi sono una comunità eterogenea. Nel corso della storia, diverse ondate di immigrati cinesi si stabilirono in diverse parti di Londra. Oggi i londinesi di origine cinese sono più equamente distribuiti in tutta la città. Chinatown sono sorte intorno alla East End, nel quartiere Limehouse, nel 1880. La stazione di Covent Garden fu scavata e costruita nei primi anni del secolo scorso. La facciata utilizza ampi rivestimenti in piastrelle di colore rosso ciliegia, un colore molto utilizzato a quell'epoca. Il rivestimento interno è più pallido rispetto a gran parte del resto. Gran parte della bellezza di Covent Garden è nelle infrastrutture della via adiacente. Ci sono molte influenze diverse nel progetto architettonico, di oltre 5 secoli consecutivi. La storia del mercato di Covent Garden è una storia affascinante. Ora è una delle attrazioni turistiche di Londra più popolari, grazie al fatto che Covent Garden era un mercato di frutta e verdura, il più grande d'Inghilterra. Il terreno su cui sorge Covent Garden è stato occupato per quasi 2000 anni, diventando così il più antico abitato di Londra. Perciò non sorprende il fatto che la sua storia sia ricca e curiosa. Con uno spazio per lo shopping senza rivali, teatri storici, intrattenimenti di ogni tipo ed oltre 1000 posti per mangiare o bere, Covent Garden dispone di tanti vantaggi da offrire ai visitatori. Il Royal Botanic Garden di Kew è ampiamente riconosciuto come uno dei centri leader nello studio e conservazione delle piante e funghi. I visitatori possono esplorare le serre, i paesaggi e i 250 anni di storia passeggiando in uno dei giardini più famosi al mondo. Vari programmi di tutela sono effettuati su una vasta gamma di piante minacciate e in pericolo nel loro habitat originario. L'autenticità del Kew Gardens è indiscutibile. Oltre all'architettura, il visitatore trova tra i giardini paesaggistici il passato, il presente e il futuro, legami strettamente intrecciati. La casa temperata è la più grande serra vittoriana sopravvissuta nel mondo e copre 4.880 metri quadrati. Qui i collezionisti vittoriani riportarono specie provenienti da tutto il mondo. Per questo il parco di Kew ha collezioni di piante semi-rustiche e temperate di grande valore. La casa temperata è stata ufficialmente aperta, anche se incompiuta, nel 1863. L'ala sud e l'ottogono alloggiano piante africane. La sala principale è rettangolare ed ospita alberi subtropicali, con palme, mentre l'ala nord contiene piante temperate provenienti dall'Australia, Nuova Zelanda, Asia e dal Pacifico. Il sole fornisce un po' di calore supplementare per le piante termofile del Sudafrica, nella zona meridionale della serra. Thank you.
La sinuosa e sensuale Palm House è da tempo l'icona dei giardini. Fu progettata per accogliere le palme esotiche raccolte ed introdotte in Europa all'inizio del periodo vittoriano. Il progetto è stato pionieristico. Per la prima volta, gli ingegneri usarono il ferro battuto a campata avente spessore di grandi dimensioni senza supporto di colonne. Il risultato è un grande spazio luminoso ed alto che permette facilmente di accomodare le palme di grandi dimensioni. La Casa delle Palme crea condizioni simili alle foreste pluviali tropicali. Circa un quarto delle palme piantate qui sono minacciate in natura, come lo sono più della metà delle cicadee dei fossili vivi tropicali. Circa il 70% di tutte le specie di palma si trovano in foreste pluviali tropicali, uno degli habitat più minacciati del pianeta. Il design elegante, con il suo spazio libero per le alte palme, è stato un perfetto connubio di forma e funzione. Un antico borgo sulle rive del Tamigi, immerso nella storia reale. Greenwich è stata a lungo sede di un mercato reale. Oggi il mercato attira più di 2 milioni di visitatori l'anno, i quali vengono a Greenwich non solo per acquistare ed apprezzare il luogo, i suoni e gli odori del mercato, ma per esplorare il Maritime Greenwich e godere della magnifica vista, dell'architettura, della storia e dell'atmosfera che ha portato l'UNESCO a dichiarare questo luogo patrimonio dell'umanità. L'insieme degli edifici del Maritime Greenwich, nel più antico parco reale di Londra, è delimitato a nord dal fiume Tamigi ed è composto da costruzioni architettoniche tipicamente britanniche. Greenwich Park copre 73 ettari ed offre un ambiente protetto per molti edifici storici e chiese. I Romani, i Reali e la Rivoluzione Industriale hanno fatto la storia di Greenwich. Si trova ad 8 miglia a valle della città di Londra ed è di epoca anglosassone. L'Old Royal Observatory è situato sul ciglio della collina di Greenwich e domina il paesaggio. È una delle attrazioni storiche più famose del Maritime Greenwich. Fino alla fine del XIX secolo, il primo meridiano di Greenwich è stata la linea di riferimento per il Greenwich Mean Time. Ora può pretendere di essere al centro del tempo del mondo ed è stato il punto di partenza ufficiale per il nuovo millennio. L'osservatorio è la casa del mondo, il primo meridiano a longitudine zero. Ogni luogo della Terra è misurata in termini di distanza ad est-ovest del meridiano di Greenwich. La stessa linea divide gli emisferi orientale ed occidentale della Terra, proprio come l'equatore divide gli emisferi nord e sud. L'osservatorio è stato costruito nel 1675 come casa per Flamsteed, che viveva nelle quattro sale del piano terra e dove ha lavorato nella sala dell'ottagono fino alla morte di Sir Christopher Wren, noto architetto. Greenwich Park è diviso in due da una ripida scarpata che corre da est ad ovest.
Dal cancello Black Hill, i 166 ettari del Parco Regent sono sorprendentemente vari in termini di fauna selvatica. Il parco spazia dal paesaggio ai campi di gioco completamente aperti, dai pascoli fioriti ai più appartati boschi, zone umide e canneti. Un elemento molto importante della gestione del parco è la conservazione e valorizzazione della biodiversità. Negli ultimi 20 anni, la gestione del parco si è concentrata sul soddisfare le esigenze sia del pubblico che quello degli animali presenti nel parco. Come risultato, il parco è un importante sito per la fauna selvatica, oltre che per la splendida esposizione floreale con i suoi giardini. Il Collegio Navale Reale, il grande capolavoro di architettura barocca inglese, si trova presso il giardino panoramico che fronteggia il fiume Tamigi, nel centro del sito. Costruito per fini di beneficenza pubblica, piuttosto che per la gloria personale, il collegio è stato un luogo molto apprezzato ed ammirato da quando è stato istituito con regio decreto per il sostegno dei marinai e dei loro familiari. Sir Christopher Wren ha pianificato il sito, e durante la prima metà del XVIII secolo, diversi illustri architetti completarono la progettazione. Il Museo Nazionale Marittimo è stato formalmente istituito con una legge del Parlamento nel 1934 e aperto al pubblico dal re Giorgio VI nel 1937. Include la Casa della Regina del XVII secolo e l'Osservatorio di Greenwich. Il museo è il più importante del mondo che mostra la storia marittima della Gran Bretagna, tra arte marittima, cartografia e manoscritti. Tra questi vi sono registri ufficiali pubblici, modelli di navi e dei piani, strumenti scientifici e di navigazione, il tempo di mantenimento e di astronomia, così come molte altre categorie. Il museo è unico anche per l'importanza architettonica dei suoi edifici principali, essendo la chiave di volta del paesaggio e della storia del complesso di Maritime Greenwich.